Io intanto vi ringrazio per l'invito, ringrazio anche l'onorevole Panzeri, il consigliere Marsico e anche i sindaci qui presenti. No, lo Stato non si può sottrarre perché la responsabilità di formare, creare e istruire una nuova generazione è uno degli scopi fondamentali di un vero Stato. Questo non deve venir meno, lo Stato deve essere anche in grado di valorizzare chi è bravo, deve essere anche in grado di dire che un professore è capace, un professore deve avere anche quella spinta nel merito, quella spinta nel concetto di premiare la meritocrazia, come avviene magari in un settore privato. Bisogna, secondo me, questo è un punto su cui Forza Italia, ma vedo che anche l'andamento in ambito europeo si concentra sempre di più, ovvero quello di dare la possibilità agli insegnanti e agli studenti di creare un maggior feeling, ma che sia basato non solo su un rapporto, come avete detto voi, informale, anche perché il giovane passa più tempo oggi a volte nelle scuole che in famiglia, per il tempo che dedica. In questo, ad esempio, io ho una mamma insegnante e quando i genitori lavorano stai a scuola dal prescuola fino al postscuola, quindi sono quasi a volte 8-9 ore e il ruolo dell'insegnante è fondamentale. E allora che cosa bisogna fare? Secondo me cosa lo Stato deve portare avanti? Il concetto di merito. Chi è bravo deve essere premiato, sia come studente sia come insegnante, perché l'insegnante ha una responsabilità doppia. Quella di portare il ragazzo a una consapevolezza, primo, di ciò che vuol fare da grande, e questo è un problema che noi abbiamo. Noi parliamo sempre di alternanza scuola-lavoro, ma tante volte il ragazzo arriva all'università e non sa che cosa far dopo. Tanti dicono faccio economia, faccio giurisprudenza per provare qualcosa, ma non si hanno le idee chiare. E questa è una grande responsabilità. Un'ultima riflessione è quella legata agli investimenti. Io ritengo che in base alla media europea l'Italia sia uno degli ultimi paesi che investe, o meglio, che spende in istruzione. Ho preso dei dati stamattina, siamo al 4,6% e la media europea è al 7%. Sono convinta che la spesa dell'istruzione non sia una spesa, non è un costo, è un investimento. E questo investimento, come vediamo qui anche a Castellanza tramite la LIUC, può essere fatto anche da privati. Io non necessariamente devo avere tutto pubblico. Quando il pubblico non arriva e si parte con un concetto di sussidiarietà, può benissimo intervenire il privato. Negli Stati Uniti ci sono tante università che hanno degli sponsor. Ben venga, se questo è normato e non ci sono poi delle influenze eccessive di questi sponsor all'interno dell'ambito dell'istruzione e della formazione. Perché non finanziare la ricerca anche all'interno della scuola con degli sponsor privati? Penso che dove non siamo in grado di arrivare con le finanze economiche che sono ristrette, lo debba fare assolutamente il privato. E l'altro, il Fondo Garanzia Giovani, perché questo è legato allo Stato. Io ho scritto un libro assieme a Asso Lombarda e a G Group in merito al Fondo Garanzia Giovani, come è stato implementato in 8 Stati membri. Bene, l'Italia è tra gli ultimi. La Lombardia è l'eccellenza, che abbiamo visto e che è stato indicato. Ma in Italia sono stati dati 1,5 miliardi e non siamo riusciti a fare un programma come quello dell'Inghilterra. Sei uno studente capace, bravo, che hai un'idea, bene, io ti do i soldi in mano, vai e crea la tua azienda. In Italia abbiamo fatto un copia e incolla di siti web come di formazione e lavoro, oppure di annunci. Non è quello che ha bisogno un ragazzo ha bisogno di aver fiducia e lo Stato gliela deve dare come gli è stata data in altri Stati Uniti. Grazie all'onorevole Lara Comi.